Nel collegamento di oggi abbiamo come ospiti Ombretta Garavaglia e Indira Pastoris che ci parleranno della loro associazione Dianova Diametro Onlus. Buongiorno. Allora, parlateci un po' della vostra associazione, che cosa fa e come aiuta la città di Milano. Allora, intanto precisiamo che l'organizzazione della quale facciamo parte si chiama Dianova ed è una cooperativa sociale attiva ormai in Italia da circa 40 anni. Il progetto invece che racconteremo della città specifico sulla città di Milano si chiama appunto Diametro, come bene hai detto all'inizio. La nostra è una realtà senza scopo di lucro, laica, e che appunto da 40 anni si occupa di dipendenze da sostanze. Lo fa attraverso dando supporto alle persone che vivono in una condizione di dipendenza nelle sue 5 comunità terapeutiche. È una realtà che appunto opera attraverso un intervento di tipo biopsicosociale, mettendo al centro la persona, i suoi desideri, i suoi bisogni, per aiutarla a cambiare il corso della sua vita, insomma, per uscire da una condizione di dipendenza, che è purtroppo un problema assai poco, di cui se ne parla poco, ma è abbastanza frequente nella popolazione italiana, purtroppo. La dipendenza da sostanze non è assolutamente scomparsa. Ok, allora è uno scopo molto nobile. E qual è il suo ruolo all'interno di questa associazione? Io mi occupo principalmente di tutte quelle che sono le attività di pubblica relazione e di comunicazione interna ed esterna e appunto lavoro gestendo appunto tutti gli aspetti di comunicazione. Ok, invece lei Indira cosa ci può dire dell'associazione? Allora, io lavoro in questa associazione da 16 anni ormai. Ho un'esperienza decennale in quello che lavora all'interno delle nostre strutture residenziali e ad oggi invece sono appunto la responsabile del centro Diametro, questa realtà che si è affacciata sul comune di Milano partendo proprio da un'osservazione di quello che stava accadendo anche dopo il lockdown, dopo la pandemia e osservando che forse proprio l'età media anche all'interno delle nostre strutture andava mano a mano abbassandosi, quindi abbiamo osservato che forse questo problema delle dipendenze non riguarda purtroppo una fascia adulta, ma inizia sempre di più a diventare problematica, quindi non riferirsi soltanto come un utilizzo problematico delle sostanze, ma come un vero e proprio abuso anche in delle età come 21-22 anni, dove tra virgolette anni addietro ci si affacciava forse più all'utilizzo. Proseguirei raccontandoti un pochino quello che è la nostra realtà e il nostro desiderio. Noi abbiamo aperto questo spazio che in realtà avevamo già su questo territorio di Milano, riconvertendolo e dandogli questa nuova vita con l'obiettivo di accogliere e intercettare il disagio soprattutto in forma precoce, offrendo quindi un percorso di valutazione di conoscenza delle persone, offrendo poi quello che è un percorso individualizzato breve per cercare appunto di osservare se quello che noi mettiamo in campo può avere degli effetti positivi per la persona. Collaboriamo in questo momento con l'Università Cattolica, in particolar modo appunto con la scuola di specializzazione in psicologia e con il suo direttore appunto Gianluca Castelnuovo e l'obiettivo è proprio quello di lavorare in sincrono per comprendere al meglio se quanto appunto messo in campo, gli strumenti, il pensiero, la progettualità offra una risposta sempre più positiva al problema. Ci caratterizziamo per appunto la volontà di offrire dei percorsi brevi ma allo stesso tempo di offrire anche un'anima socializzante, nel senso che di andare a proporre a questi giovani che possono avvicinarsi non soltanto un approccio educativo, psicologico, psicoterapico, ma anche delle attività che possono in qualche modo offrire una realtà differente, un momento di socializzazione diversa rispetto a quelli che normalmente magari frequentano, all'interno dei quali poi trovano la sostanza. Allo stesso tempo offrire anche dei momenti di gruppo, di discussione. Ci stiamo aprendo anche verso le scuole, verso delle realtà del nostro territorio, al fine di promuovere sempre più un'attività che oggi, come non mai, è complicata. Cioè si parla di intercettare il disagio in forma precoce, proprio perché è difficile che i ragazzi si rendano conto di vivere magari un problema, proprio perché all'interno di un gruppo dei pari il tutto è percepito come normalità. Quindi vuole essere, diciamo, un primo punto di incontro.
E quindi quali sono le attività che svolgete nel pratico? Andate nelle Allora, scuole e poi? sicuramente stiamo andando nelle scuole, ci stiamo partecipando insieme ad altre realtà per sviluppare dei cineforum. Abbiamo aperto una collaborazione con il Cinema Anteo di Milano e stiamo lavorando insieme ad una realtà importante come quella di Midicinema, per continuare a promuovere il linguaggio cinematografico come occasione appunto di riflessione e di cambiamento. Abbiamo appunto dei gruppi di incontro, di discussione, lavoriamo soprattutto con la rete, quindi anche con attività che offrono attività di pet therapy, piuttosto che appunto attività sul territorio come quella di Plemore, che è una realtà sportiva che utilizza lo sport in forma inclusiva, quindi non con una necessità di essere performante. Da questo punto di vista poi lavoriamo sia in gruppo ma anche con dei progetti ad hoc, quindi non sempre abbiamo, non so come dire, delle attività tout court, ecco, a volte c'è la necessità di fare dei progetti anche mirati. E in che modo è possibile partecipare a queste attività? Allora, sicuramente mettendosi in contatto con noi e quindi aderendo a quelle di gruppo nei momenti che vengono preposte. Se invece il percorso inizialmente, un po' come per tutte le persone che entrano a far parte appunto del centro di Ametro, viene comunque prima garantito un momento di conoscenza e di valutazione, perché dobbiamo essere sempre ben sicuri che il nostro centro sia il posto giusto per poter rispondere al bisogno della persona, e quindi che ci sia una situazione tale per cui invece la persona non necessiti di un altro supporto. In quel caso noi interveniamo anche nel supporto sia del minore, della persona come della famiglia, a individuare ma anche ad orientare verso il servizio più adeguato, o lavoriamo appunto nella rete. Però poi per i contatti sicuramente Ombretta potrà fornirli in modo più dettagliato, e quindi questo un pochino come cornice di riferimento. Certamente, e il suo ruolo all'interno dell'associazione qual è? Allora, io ad oggi sono la responsabile del centro di Ametro, fino a non molto tempo fa ero la responsabile organizzativa di una delle strutture appunto sul territorio di Milano, e per moltissimi anni insomma, ho lavorato come educatrice all'interno delle strutture, quindi ho una familiarità importante, una comprovata esperienza nell'ambito delle dipendenze, e ci stiamo appunto sempre più affacciando anche a tutto quello che è una formazione rispetto ad altri tipi di dipendenze che poi sappiamo essere soltanto la punta dell'iceberg, perché come sta avvenendo già in questo periodo, le persone portano un disagio o una dipendenza legata all'internet, a cui a volte si affianca l'abbandono scolastico oppure all'utilizzo di sostanze, ma poi ovviamente all'interno di un percorso di conoscenza scopriamo che c'è sempre ben altro dietro. Ok, molto interessante, la ringrazio molto. E quindi dicevamo prima dei contatti per partecipare a queste attività. Ombretta, ce li puoi dare, per favore? Certamente, allora noi abbiamo a disposizione un sito internet che è www.dianova.it e un sito specifico che è www.dianova.it/centrodiametro, però si raggiunge facilmente anche attraverso il nostro sito principale. Abbiamo un numero verde a cui offriamo, diamo consulenza, insomma, chi ci chiama per poi dirottarli appunto al centro di diametro, che è un numero verde gratuito 800 012 729. In più siamo presenti su tutti i social, più, insomma, su tutti i social attuali, per cui Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma, in qualsiasi modo potete raggiungerci, siamo disposti a darvi qualsiasi informazione. Non si va a partecipare a delle attività, si fa più in un piccolo percorsino, che è quello che individua eventualmente il problema, se esiste un problema, e il supporto da offrire per poter provare ad uscire da questa problematica, che può essere o di dipendenza o di disagio, insomma, o di qualsiasi altra natura. Ecco, lì ci sono delle grandi professioniste che vi lavorano, che sanno appunto inquadrare molto bene qual è la problematica della persona che si rivolge a noi, e trovare una soluzione immediata, veloce e soprattutto in tempi brevi. E gratuita, che non è poco in questo modo. Non è scontato, certamente.
Ecco, tutto al più al massimo, appunto, l'obiettivo è quello di integrare dei momenti di socializzazione, però il focus è proprio la conoscenza, la cornice, perché una cosa ci tengo a dire, sicuramente quando si è di fronte a un problema, soprattutto le famiglie, come normale che sia, si attivano, vanno in ansia, entrano in uno stato di enorme preoccupazione e quello che osservo anche di grande solitudine, per cui sicuramente essere anche supportati nel comprendere quelle che sono i giusti iter da mettere in campo, anche e soprattutto con il servizio pubblico, che è un servizio pubblico che è assolutamente supportivo, ma delle volte ai suoi tempi e alle sue criticità, e quindi comunque noi restiamo anche in una fase di sostegno proprio per non lasciar soli anche chi è in attesa magari di un primo colloquio, che a volte quando si chiamano i servizi, come può essere il SERT, che è il servizio per le tossicodipendenze, magari la prima disponibilità la può avere dopo un mese o due, perché ovviamente anche il servizio ha il suo bacino d'utenza, i suoi tempi, però le famiglie nel frattempo vivono un dramma, vivono una situazione, a volte si innescano anche dei meccanismi relazionali interni alla famiglia che anziché facilitare vanno ad aggravare, per cui magari riuscire a sostenerli, a prendere un tempo, evitare di acutizzare alcune situazioni può essere comunque un supporto. In certe situazioni anche solo esserci è un supporto. Quindi noi invitiamo chi ci segue ad andare a dare un'occhiata alla vostra associazione e quindi ringraziamo Ombretta Garavaglia e Indira Pastoris per aver partecipato al nostro collegamento. Grazie mille. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Grazie.